Ciao a tutti ragazzi, sono Simon Sino Rosso ed oggi mi sono qui a commentare una delle più belle partite da quando sono tifoso della Roma, ovvero Roma-Chelsea. Tutti l'avrete vista, chiunque, di qualunque squadra voi siate, avete visto per forza la partita, che sia interisti, milanisti, magari della Juve, no? Perché comunque c'era anche Juve Sporting Lisbona. Comunque è una partita bellissima a prescindere dal risultato e già lo si sapeva anche vedendo la partita di andata. La partita comincia subito bene, dopo 40 secondi El Shaarawy spacca la porta e addirittura segna doppietta a fine primo tempo a uno dei portieri più forti del mondo, perché secondo me Courtois è uno dei portieri più forti al mondo, forse leggermente sotto a Buffon e Neuer, ma sicuramente senza alcun dubbio sopra De Gea. Poi il Chelsea cerca di fare qualcosa, sfiora il gol con un colpo di testa, non mi ricordo esattamente di chi, e poi arriva la doccia fredda che praticamente taglia le gambe al Chelsea, ovvero il gol di Diego Perotti, che finta di passarla a Korov, che era giunto per fare la sovrapposizione, e tira forte sul primo palo. Era molto forte e angolato il tiro, però qui Courtois secondo me qualche colpa ce l'ha. Non dico che la doveva prendere, la doveva bloccare, però qualcosa in più poteva fare, perché si è buttato con 40 minuti di ritardo. Se lo vedete, si è buttato veramente, veramente in ritardo. Ho visto leggermente sotto il suo standard, che è altissimo, Korov, anche se gioca abbastanza bene, soprattutto nel secondo tempo. Veramente il Chelsea inesistente, non è sceso in campo. La difesa è imbarazzante, tra Spilicueta e David Luiz fanno una gara a chi tocca meno palloni. Penso che in due non ne abbiano toccati 25, ma pure di meno. Penso che non hanno toccato palloni nessuno dei due. Migliore in campo della Roma, senza alcun dubbio, Rudiger. Ah, l'abbiamo venduto. Ah, era quel giocatore che ci dovevamo tenere e dovevamo vendere Manolas, mi scordo. Dai, a parte gli scherzi, migliore in campo senza dubbio El Shaarawy, ma hanno giocato bene veramente, veramente tutti. Buona partita anche di Juan Jesus, cioè, che è praticamente un muro oggi, stavo di testa, di spaccata, di tacco, di punta. In tutti i modi del mondo, Juan Jesus la prende e mura tutto. Buona partita anche di Fazio, per lui è come un derby, perché ha giocato nel Tottenham. Alisson, pochi ne parlano, ma ha fatto veramente due belle parate, di cui una su Marcos Alonso nell'ultima parte del primo tempo, e risultava niente decisivo, perché comunque vai sul 2-1. Quello che poteva succedere, quello che è successo a noi l'andata, ovvero che segni un gol alla fine del primo tempo e poi ti rialzi nel secondo tempo. Poi non so se ci avrebbero fatti 7, 18, 24, o magari non avessero proprio segnato, però non si sa. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!